offerte speciali anche nel calcio. A Cagliari, per l'incontro con la Reggiana, è limitatamente ad alcuni settori, i biglietti si vendono a prezzi di realizzo, 5.000 per le donne e di ragazzi fino a 16 anni. Risultato finale, più di 10.000 gli spettatori paganti. Ma è giusto avvicinare le persone che non hanno la possibilità di venire allo stadio, che di solito non vengono, per stare vicine a una squadra in una partita così delicata. Il pubblico ha risposto molto bene, è stata una grossa soddisfazione. È stato l'esempio di Aldo Spinelli, d'altronde. A 4 giorni dalla sfida che vale la finale della UEFA, il Cagliari si gioca la salvezza con quella Reggiana che nelle ultime 5 partite ha guadagnato 8 punti. Pippo Marchiore è costretto a rinunciare a Padovano squalificato. Giorgi lascia il tribuna Olivera, ma trova un Deli Valdés in grandissima forma. Con la sua furbizia e abilità negli ultimi 16 metri ci ha castigato. A me è piaciuto tantissimo soprattutto il terzo gol. Evita 2 difensori e conclude con un tiro di cui non si sa se apprezzare di più l'astuzia o la precisione. La partita in pratica finisce qui. Il secondo tempo diventa un inutile allenamento fra 2 squadre che regalano soltanto alcuni spunti di qualche pregio. Vediamoli. Il primo gol al 4° minuto, sul lancio di Moriero, salta fuori tempo Torrisi e Valdés incorna alle spalle di Taffarel. Il raddoppio al 13°, combinazione Allegri-Sanna-Valdés ed il brasiliano è battuto per la seconda volta. Il capolavoro al 43°, guardare per credere. Questo è il più bello, però il primo gol è stato il più importante perché ha marcato l'inizio degli altri 3. E poi l'ha fatto come? Non lo so, veramente lo devo vedere dopo perché non ho capito ancora, con la nuca, di testa, di fronte, non lo so. No, io il gol l'ho fatto con la fronte. Valdés ricorda con orgoglio 3 gol, ma l'arbitro, il signor Nicchi di Arezzo, è piaciuto, visto la stretta di mano, soprattutto il terzo. Credo che sia anche logico, fra persone di sport, stringersi la mano quando si deve riconoscere un bel gesto atletico.